La vegetazione alle mie spalle è parte di quella contenuta nell'orto botanico dell'Università di Padova. L'orto botanico è un luogo veramente importante per la scienza e per la storia della nostra università e di questa città e direi del mondo intero. Infatti è il più antico orto botanico universitario che sia sempre rimasto nello stesso luogo. Fu fondato nel 1545, ha una parte antica che contiene piante veramente molto molto vecchie e una parte più moderna in cui ci troviamo in questo momento. Questo luogo in cui appunto noi siamo è il Giardino della Biodiversità. È una sorta di microcosmo che contiene piante che provengono un po' da tutto il pianeta, da svariate anche regioni e condizioni climatiche. E quindi quale può essere il posto migliore per iniziare il nostro percorso alla scoperta della Fabbrica delle Stelle? Sì, avete sentito bene, la Fabbrica delle Stelle. Effettivamente, proprio adesso, mentre noi parliamo, centinaia, migliaia direi di ricercatori in tutto il mondo stanno studiando come carpire il segreto del Sole. Il Sole è la nostra stella privata, è la stella che con la sua energia garantisce la vita sul nostro pianeta. Ebbene, il Sole è un grande bruciatore di idrogeno, potremmo chiamarlo così. È un sistema nel quale avvengono incessantemente reazioni di fusione nucleare, reazioni nelle quali due nuclei di idrogeno si fondono tra loro e in questo processo viene rilasciata dell'energia. Ebbene, come vi dicevo, noi stiamo proprio cercando di carpire questo segreto, di capire come riprodurre un piccolo pezzo di sole sulla Terra. E il motivo per il quale lo facciamo è che vi spiegheremo nel corso di queste puntate che seguiranno questo inizio, ha proprio a che fare con l'ambiente. Con l'ambiente che proprio in questa serra viene in qualche maniera riprodotto, rappresentato in una delle sue versioni migliori, anche più godibili. Ma perché cerchiamo di rubare il segreto del Sole? Perché questo tipo di ricerche ci permetteranno di ottenere una sorgente di energia elettrica che sia libera da CO2. E il motivo per il quale noi veramente abbiamo bisogno di fonti che con un brutto termine chiamiamo decarbonizzate, cioè che non producano CO2, è ben spiegato da questo luogo, dal luogo in cui ci troviamo, una serra. Ebbene, questa serra è costituita quasi interamente da pareti trasparenti. Queste pareti trasparenti permettono alla radiazione solare di entrare e allo stesso tempo ne trattengono all'interno una certa parte e quindi all'interno della serra si possono produrre condizioni climatiche controllate e temperature anche decisamente superiori a quelle esterne. È il motivo per cui in questo giardino della biodiversità possono crescere e prosperare tante piante che qui alle latitudini di Padova certamente spontaneamente all'esterno non potrebbero sopravvivere. Ebbene, nel nostro pianeta accade qualcosa di simile. Avrete senz'altro sentito parlare dell'effetto serra ed è un effetto che ha alcune similarità, non è esattamente una serra, ma diciamo la metafora funziona abbastanza bene. In buona sostanza, nella nostra atmosfera sono presenti e presente naturalmente una certa concentrazione di gas, che vengono chiamati gas serra, come la CO2, il metano, anche lo stesso vaporacqueo, che hanno il compito di costituire una sorta di coperta. Una coperta che, un po' come fa una serra, permette a parte della radiazione solare che arriva sul nostro pianeta di rimanere appunto intrappolata all'interno dell'atmosfera. Ed è proprio questo che ha consentito lo sviluppo della vita sulla Terra, perché questa sorta di serra naturale permette al nostro pianeta di avere una temperatura dell'ordine di 15 gradi e pensiamo che se non ci fosse l'effetto serra naturale la temperatura sarebbe 18 gradi sotto zero, quindi senza
senza dubbio non esisterebbe la vita così come la conosciamo. Purtroppo quello che abbiamo fatto a partire dalla seconda rivoluzione industriale e in particolare nel secondo dopoguerra è stato quello di esasperare drammaticamente questo processo. Pensate che prima della, diciamo, ai livelli preindustriali avevamo circa 280 parti per milione di concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Oggi siamo arrivati a oltre 400, le ultime rilevazioni sono attorno al 415-420. Sono numeri veramente preoccupanti, perché sappiamo bene che un eccessivo, appunto, ispessimento di questo effetto serra produce dei cambiamenti climatici che ormai sono chiaramente sotto i nostri occhi e sono descritti, ahimè, in maniera molto chiara dalla scienza. Ecco, stiamo cercando, abbiamo delle idee per porvi rimedio. La scienza ci dice che se non riduciamo del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030, se addirittura non le azzeriamo entro il 2050, non riusciremo a mantenere questo limite di aumento di temperatura globale del nostro pianeta entro 1,5 gradi, che è quello che viene considerato un po' il limite veramente oltre il quale non si può andare, direi quasi un limite di sopravvivenza per il nostro pianeta. Ebbene, cosa fare? Dobbiamo, senza dubbio, una delle primissime azioni è quella di modificare in maniera sostanziale il nostro paniere energetico. Oggi ancora troppa della nostra energia, in particolare dell'energia elettrica, dell'energia che usiamo per i trasporti, proviene da combustibili fossili, sorgenti quindi che producono, come dicevamo, inevitabilmente CO2. Dobbiamo muoverci verso sorgenti energetiche libere da CO2 e quindi energie rinnovabili, energia solare. E in questo paniere chiaramente un ruolo molto importante lo potrà avere anche l'energia da fusione. Come vedremo nel corso delle successive puntate, l'energia da fusione è libera da CO2 e quindi è una fonte sostanzialmente inesauribile, ma c'è ancora molta ricerca da fare. Siamo sulla buona strada e capiremo cosa dobbiamo fare, cosa stiamo facendo e quali sono le nostre prospettive nelle prossime puntate.